Buonasera. Buonasera Brusin, buonasera Just, buonasera Gume. Buonasera al mio naso improvvisamente chiusissimo. Ma so cose che succedono. Allora. Che è successo l'ultima volta? Un sacco di cose sono successe l'ultima volta. Abbiamo scoperto che il giorno della faccenda della Lega dei Capelli Rossi, un tizio travestito da Gregson era andato a presentarsi per entrare nella Lega. Poi era stato in realtà scamato per essere un poliziotto e quindi l'avevano tenuto in prigioniero per tutta la notte. Questa persona non era altri che il tizio che stavamo cercando per conto della moglie, cioè l'ex secondino della prigione dove era avvenuta l'esecuzione del professore, che all'epoca fu disonorato e cacciato dal lavoro. Che a quanto pare, però, dopo essere caduto in disgrazia e aveva anche perso memoria dei fatti dopo essersi gettato dalla finestra, aveva cominciato a lavorare per conto di Gregson, che gli diceva di fingersi lui e andare in giro a nome suo per far vedere che stava lavorando su un caso o un altro caso, per motivi che al momento ancora ci sfuggono. E basta, cioè questa è stata la grande rivelazione della volta scorsa, quindi non ho idea da qui come va, dove andrà a parare il processo in realtà. Il processo per l'assassinio di Gregson, perché non abbiamo comunque un indiziato, credo. Vabbè, vediamo, siamo tornati a casa, quindi ci sarà sicuramente una parte prima di chiacchiere e indagini. Ancora non riesco a chiedere cosa è successo. Lo so. Ho chiesto al commesso dopo la sessione del tribunale. E a quanto pare il signor Vigile è stato mandato in ospedale perché si riprenda. Vero. Poi quando si è... Esatto, quando si è buttato dalla finestra. La cosa della memoria dell'amnesia un po' troppo, sono già due personaggi. Ma... è un po' comoda sta cosa. Nessuno conosceva il suo segreto, nemmeno la famiglia, nemmeno lui in persona, ma io l'ho obbligato a portarlo allo scoperto. Ho sbagliato? Ho superato i limiti forse? Bruno! Vai con la musica. Oh, Iris. Eri completamente perso. Vieni, ti ho fatto una bella tazza di tè calmante. Oh, grazie. Tu e Susie avete avuto una giornata, come si dice, molto pesante, non è vero? Oh. Grazie, Iris. Molto gentile da parte tua. Sai per caso dove si trova il signor Sholmes? Quando siamo usciti dal tribunale e tornati nell'anticamera era scomparso. Oh no, non lo so. A un certo punto si è alzato in piedi ed è uscito. E ha detto soltanto devo andare. Mi chiedo se stia indagando sui misteri dell'ispettore Greg, della morte dell'ispettore Gregson. Beh, sapete come dice sempre Hurley? Certi misteri di questo mondo non andrebbero risolti. Perché la costruzione di una soluzione richiede la distruzione di un altro, di qualcos'altro. Che significa? Sa benissimo che quando riapri le ferite di qualcun altro, spesso riapri anche le tue. Ma lui fa sempre di testa sua. E se n'è andato da solo. Risolvere i misteri è troppo importante per lui. È vero. Beh, questo che mi piace di Harley dopo tutto.
In un certo senso questo è l'onere di un grande detective. Allora, prendiamoci un tè e poi vi darò una mano io. Ah, hai del tempo libero, Iris? Sì, ho finito il manoscritto di questo mese, finalmente. Con un giorno scarso di margine sulla scadenza. Oh, non vedo l'ora di leggerlo. Una nuova storia nelle avventure di Sherlock Holmes. Sai, io nascondo sempre il violino di Hurley nei giorni in cui ho una scadenza. Ah sì? Povera signor Sholmes. È sicuramente un'idea molto saggia, Iris. Molto pragmatico da parte tua. Allora, miei cari amici, prepariamo un piano d'azione prima di continuare le indagini. E qui vale, devo parlarti, ok? Il processo di stamattina. Dunque, com'è andata in tribunale? Beh, ancora non conosciamo la verità sull'accaduto, ma una cosa è sempre più chiara. Non è stato Lord Van Ziggs. Oh, bene. Sì, è vero. Siamo riusciti a scoprire anche diversi nuovi fatti. Oh, davvero? C'è stato anche un altro sviluppo, Kazuma. Sì, adesso è chiaro che il signorino Kazuma non è più in sé. Il modo in cui si comporta è come se fosse posseduto. Lo so, cioè, alla fine del processo è sembrato un segugio assediato a un segugio. Nel modo in cui come dire, ha spinto il Mr. Vigil a tirare fuori il suo passato dimenticato. E di solito non è così spietatamente insistente. Cosa gli passa per la testa? Chissà. Devo proprio andargli a parlare e cercare di capire cosa stia succedendo. Oggi ho recuperato velocemente il resto dell'ave di ieri sera. Il momento bomba verso Savater nell'albero mandi sulla torre mi ha ricordato lo scontro Gandalf contro Balrog di Morgana. Stata una bella scena, sì. Bello che la potevi guardare anche da dove stavo io, si vedeva in lontananza. C'era il nome di bomba che saliva e poi precipitava giù. Posizionato proprio strategicamente quell'avatar. Se Gaegon è stato davvero ucciso il giorno prima che venisse scoperto il suo corpo, allora Lord Van Ziek è per forza innocente, vedi? Cosa? Il giorno prima? Dai randomizer escono sempre, a qualche momento epico esce sempre, è inevitabile. Beh, questo si potrà capirlo facilmente esaminando il cadavere, no? Sì, così dovrebbe essere, ma stranamente, nella autopsia non era indicata alcuna ora della morte. È strano. E restano ancora delle questioni irrisolte riguardo Lord Van Ziggs, non è vero? Ah, vuoi dire? Cioè, che ci faceva a Fredno Snit quel giorno? Beh, stando alla sua testimonianza, diceva che stava indagando sull'ispettore Gregson, no? E a quanto pare, quella stanzetta era l'ufficio segreto dell'ispettore. Sembra che abbia tutti gli elementi per una trama magnificamente contorta. O diabolica, anzi. E allora perché quella bacheca era coperta con quei documenti in particolare? Documenti riguardo casi legati al mietitore?
Sto cominciando a sentire puzza di bruciato in questa faccenda. Oh cielo. Sembra più qualcosa di orribilmente diabolico. Più che meravigliosamente diabolico. Cominciamo a guardare, a indagare i movimenti, gli ultimi movimenti dell'ispettore Gregson. Non mi sarei mai aspettata di indagare sui movimenti di un ispettore. Beh, stando a questa voce nel suo diario, Ping, primo ditino, stava come dire, portando avanti un'indagine in incognito sulla Lega dei Capelli Rossi il giorno prima della morte. Sta facendo la stessa cosa di Harley? Beh, signor Sholmes cercava di iscriversi mentre l'ispettore stava indagando. Avrei preferito che fosse il contrario. Comunque, a quanto pare, l'ispettore che è andato a indagare sulla Lega dei Capelli Rossi l'altro giorno non era Gregson, era il signor Vigil, in possesso dei suoi documenti. Sai cosa mi sembra? Ah, un modo per, come dire, per crearsi un alibi. Cielo, sì, hai proprio ragione, Iris. Ma perché Gregson avrebbe bisogno di un alibi? Sembrerebbe che l'ispettore avesse qualcosa, che aveva un segreto che voleva mantenere tale. Volesse fare qualcosa che doveva restare un segreto, più così. Non ci credo, sarebbe pensato che fosse un innocuo appassionato di fish and chips. Ma magari erano condite con qualcosa di più potente di sale e aceto. Io credo che forse dovremmo fare a meno delle metafore culinarie. Beh, comunque, se Lord Van Ziggs sentiva la necessità di indagare su Gregson. Sì, è vero, dobbiamo scoprire cosa sa. Vigil, dici? Non è lo stesso cognome di quella signora che è venuta a trovare Harley ieri? L'altro giorno, ieri. Esatto. A chiedere a Mr. Sholmes di ritrovare il suo marito scomparso. Solo che Mr. Sholmes ci ha passato la patata bollente, a noi. In realtà, non ha detto che il signor Di Vigil era in ospedale? Sai dirci quale? Sempre stesso, ok. E St. Sinners. E vedi. Comincio a chiedermi se abbiano chiuso tutti gli altri ospedali di Londra. Ma incredibile, Runo. Hai già trovato il marito di quella signora? Beh, sì, più o meno, per caso. E 10 anni fa, mentre il signor Vigil era il capo secondino della prigione, fu responsabile dell'incarcerazione del professore. No. Quindi, quando il condannato è scappato, è stato ritenuto responsabile e immediatamente licenziato. A volte non ho proprio voglia di diventare grande. C'è dell'altro. Per 10 anni dopo i fatti, mentre fingeva di lavorare come mercante di strada, in realtà svolgeva anche un lavoro segreto. Gregson lo pagava per essere il suo sostituto, per impersonarlo. Per impersonare Gregsy? Ma perché? Non ne ho la più pallida idea. Oh, Ginny aveva ragione. Comincio a pensare che tutti gli adulti, che tra gli adulti non si salvi proprio nessuno. Incluso tu, Runo. Io non ho pagato nessuno per impersonarmi, per fare la mia parte. Vuol dire che ha dei legami col professore e con l'ispettore Gregson, però. Quindi credo che dovremmo andarlo a trovare, non credi? Bene, è chiaro cosa dobbiamo fare, no?
Indaghiamo, miei cari amici. Questa qua, questa musica qua volevo prima. La musica gioiosa di Iris. No, Iris, oggi sei persino più entusiasmo del solito. Qualcuno ha qualcosa da nascondere. Il mio ferro da sparo speciale Wilson gliela farà vedere. Quella pistola d'acqua. Contiene una miscela super bollente di mia invenzione. Allora sono sicuro che sarà efficacissima. Io preferirei. Io cercherei di non nascondere nulla. Bene. È un po' strano che signor Sholmes non sia da nessuno. Non si trovi. Però. Andiamo a vedere cosa scopriamo. Sì! Il gioco mi sta dicendo proprio di muovermi, proprio palesemente. Allora, abbiamo Van Zix in prigione. Abbiamo. Non so se conviene tornarci alla casa di Gregson, ma magari sì. E abbiamo l'ospedale. Andiamo prima, andiamo in ordine. Andiamo a parlare con Van Zix prima. Al nostro amico Van Zix, il nostro amicone Van Zix. Pappa e ciccia noi Van Zix ormai. Culo e camicia proprio. Guarda, l'Ormantic sta leggendo. Sembra che non voglia ricevere visite, vero? Avrà notato che siamo qui, però. Fa finta di niente, è bravissimo a fare finta di niente lui. È campione mondiale di indifferenza, Vantix. Ha fatto i tornei proprio. No, ok. Cosa volete voi nipponici? Non è il modo di salutare l'avvocato che sta cercando in tutti i mezzi di provare la sua innocenza, sa? Forse no. Chiedo scuse. Cosa posso fare per lei, signor Narodò? Attenzione! Un mansueto Van Zix! Van Zix! Lord Van Zix! Parlando schiettamente! Ah no, forse diceva Lord Van Zix che parla schietto. Ah, attenzione! Per la prima volta si solleverà la nebbia su Londra domani! È tutto molto molto strano. Devo dire, sono rimasto colpito. Ah beh, grazie. Non da lei. Dal suo amico nipponico. Dal suo amico procuratore. Ah, giusto, sì. È ironico, non trovi? Che un uomo come me, che detesta i nipponici, sia. Si ha la piena mercé di due di loro. Di due di essi. Immagino. Che sia. Come si dice? Il retribution. Sia insomma la pena per aver svolto il ruolo del mietitore tutti questi anni. Buonasera, Yagi. Facciamo le finte. Quali finte? Nessuna finta. Recitato una parte? Partiamo da Kazuma prima. Kazuma, vero? Kazuma Sogi. Dice che è un suo amico. Il mio migliore amico. È l'unico motivo per cui sono venuto in Gran Bretagna. È tutto merito suo. Non nutro altro che rispetto nei suoi confronti. Sì. Ora, a quanto ne so, solo i migliori studenti vengono scelti per avere una tale opportunità. E prima in tribunale mi ha dimostrato pienamente quanto sia sveglio. Non gli è sfuggito nulla. In effetti, la sua prestazione impeccabile mi ha ricordato molto suo padre.
Mi ero messo il cuore in pace e stavo guardando un altro stream. No, sempre attenti, bisogna stare. Sempre allerta, bisogna stare. No, ecco, stavo seguendo Vito, si è fatto un po' più tardi, tra una cosa e l'altra, e vabbè, facciamo le 9:30. Ma era comunque in cantiere la Genshin Asogi, il professore. O Brusso. È vero che la distrocrazia del tempo fosse alla radice di numerosi e gravi problemi della società. Abusi di potere. Sfruttavano l'uomo comune come pedina nella politica, nell'economia, nella guerra. In molti modi Asogi stava estirpando un cancro dalla società che noi britannici non potevamo. Di cui noi britannici non potevamo occuparci da soli. Capisco. Ma è proprio questo il motivo per cui non ha alcun senso. Clint Van Zix era un uomo nobile e, come si dice, onesto, non era corrotto. Perché quel maledetto nipponico doveva uccidere mio fratello? Scopriremo che non è stato lui. Dai, scopriremo che non è stato il padre di Asogi, ormai, cioè. Non, pur avendo salvato una volta la mia vita, le ha salvato la vita? E come è successo? Torniamo al meditore. Lei una volta mi ha confessato che accettava con senza problemi che la gente pensasse che lei fosse il meditore. Perché serviva a ridurre il numero di crimini gravi che avevano luogo a Londra. Se tacere e recitare la parte era di beneficio alla causa, una causa che sono ben deciso a perseguire, e allora perché avrei dovuto dire qualcosa? Ma gli sgherri di un criminale ucciso dal mietitore l'hanno assalita ieri, l'altro giorno. E quello è stato soltanto il più recente di tanti tentativi ai danni, ai suoi danni, non è vero? Attentati ai suoi danni. Qualcuno se ne sta chiaramente approfittando del suo silenzio, qualcuno lo sta usando. Mi creda, fin dalla prima apparizione del mietitore, io ho fatto del mio meglio per scoprire chi fosse, o piuttosto per scoprire per quale organizzazione lavori? Ah, un'intera organizzazione? È inconcepibile che tutti questi incidenti siano stati orchestrati da un'unica persona. È la squadra segreta di Strongheart. Strongheart in realtà ha creato una squadra di ninja assassini e sta prendendo il vuole prendere il controllo di Londra. No. Il mietitore sembra sempre avere avuto delle informazioni molto precise sugli accusati, in ogni caso. Non mi piace dove sta andando a parare sta cosa in particolare, però, eh. E questo vuol dire che qualcuno di Scotland Yard è coinvolto. Esattamente quello che stavo dicendo io. Sì, è venuto anche Iris. Ha finito di scrivere l'ultima avventura di Sherlock Holmes e si è unita. Qualcuno. Ma non vorrà dire. C'è del marcio in Danimarca. Tra l'altro, cioè, sta cosa dice del marcio in Danimarca. Io per anni questa frase la sapevo, no? Poi ogni volta che trovavo una versione tradotta di Amleto era sempre scritta in un modo leggermente diverso. Non ho mai trovato una versione di Amleto tradotta in italiano in cui scrivessero c'è del marcio in Danimarca. C'è qualcosa di corrotto in Danimarca. C'è qualcosa di molto marcio nel cuore della Danimarca. In Danimarca c'è qualcosa di. Tutti i modi possibili. È un po' come Luke, io sono tuo padre, no? Che non è così nel film, ma è diversa la frase, no? È una sorta di effetto Mandela, diciamo. Mai trovato.
Mi ci sono voluti molti anni, ma finalmente ho identificato la figura centrale in questa organizzazione del mio tutore. Eccola là, Tobias Gregson. Gregson? Il mio tutore? No, no, non è detto che fosse il mio tutore. Attenzione, attenzione! Title drop, è il titolo della live. Ci ho preso sto giro. Ma là stavo andando a parare. Magari scopriremo che non era lui, eh. Ma sta andando proprio a parare là la faccenda. Quindi il motivo per cui lei stava indagando sull'ispettore Gregson è perché voleva svelare la sua identità di mietitore? Come ho detto, il mietitore del bene non era l'unica persona. Un'organizzazione molto segreta, con stretti vincoli a scontraiarde. Ma non c'è dubbio che Gregson fosse un membro chiave di quell'organizzazione. Io non ci credo. C'è dello Stilton in Gran Bretagna. Sta dicendo che Gregsy, che c'era lui dietro a tutti questi orribili crimini. Gregor non si occupava del lavoro sporco. Lui era il tattico, era lo stratega. Il suo lavoro era di indagare di nascosto sui bersagli e pianificare i loro assassini. Per riuscirci senza sollevare sospetti, gli serviva regolarmente un alibi. Ecco perché. Ed ecco dove entra in scena il signor Vigil, che si fingeva l'ispettore. Vigil non sa nulla del mio tutore, ma la stanza che affitta Fresno Street era quasi certamente il quartier generale delle operazioni. Gregson incontrava lì l'assassino per aggiornarlo. Quindi non sappiamo davvero chi fosse l'assassino? In realtà un nome ce l'avrei. Pensando, chi può essere? Secondo voi chi dice adesso Van Zix? Chi suggerisce Van Zix? Vigil non può essere, abbiamo detto. Chi ci è rimasto? Che va in giro a uccidere la gente per conto di Gregson. Tu dici un nome nuovo? Secondo me la stanno costruendo, che dovrebbe essere un nome che conosciamo, secondo me. Holmes, mi dice Holmes, attenzione, colpo di scena. Cosa? Beh, ma se puoi fare un nome, lei è in mano la vera identità del mietitore. La donna, attenzione, no, ok, no. Non è. Che la donna chi è? Può essere solo la coroner lì. O la moglie di Vigil. Però non. Perché la tizia del primo caso è morta. L'assassina del primo caso è morta. Quindi non può. Quella col cigno in testa è morta. Chi altro c'è? Le altre donne di sto che dopo chi ci sta? La tizia delle cere, ma non penso proprio. La cappuccetto rossa dell'altra volta non credo, eh. Anche se era vicina tecnicamente a Vigil, ma non c'entra niente. Ah, ok, no, hai ragione, Giacomo, non mi hai mai sentito prima. È una ragazza che si fa chiamare, che si chiama Asa Shin. Cosa? Shin? Ah, no, era lei! Era lei, cazzo!
Ma torniamo di nuovo alla tizia col cigno in testa, davvero. Non mi ricordavo il nome. Non era morta questa, scusatemi, non era la vittima del primo caso di sto gioco. In realtà era il cigno che controlla tutto, non è lei. È come il Duckman di Pratchett, che è il tizio che va in giro con la papera in testa. Il vero nome di una terrificante assassina che conosco anche troppo bene. E torniamo al padre di Iris, tra l'altro. Ovviamente, che prima o poi. Stai dicendo quello che già sappiamo, che ha ucciso il padre di Iris e poi è morta. L'ultimo caso del Reaper chi era? McGilded? In che senso l'ultimo caso del Reaper? L'ultimo che è morto davvero? Sì. Perché Sosekira non è morto, Gina non è morta, lo scienziato amico di Coso non è morto. Quindi sì. L'ultima vittima, sì, credo che sia ancora McGilded. Quella donna sarebbe stata il mietitore del Bailey? Che ci sta che è morto, cioè, dopo che poi non è morto più nessuno, sì. Signor Nerodò, forse questo non è un luogo adatto per parlarne. No, no, certo che no. Non possiamo farne menzione qui. Il fatto che abbia ucciso il dottor John Wilson, esatto. Perché Iris non lo sa, ed è molto probabile che quell'uomo fosse suo padre. Ah, perché loro non sono ancora sicuri che sia il padre di Iris. Asashin. Devo dirlo a mio padre. Sì, sono d'accordo. Ma l'hai scoperto stanotte mentre leggevi in cella sta cosa, però. Non lo potevi dire prima. Va bene. È successo 10 anni fa, in una notte di nebbia. Quello che sarebbe stato l'ultimo colpo del professore generò un'ondata di panico in tutta la capitale. Quindi Kirvazik era stato già ucciso a questo punto. Io e Genshin stavamo passeggiando in una strada secondaria di tarda notte. Ovviamente a quel punto non avevo alcuna idea della vera natura dell'uomo al mio fianco. E all'improvviso... Non fiatare, vieni con noi. Guardalo, fighissimo lui però. Eravamo circondati. Tutti i nostri assalitori erano armati di pistole, i volti coperti da sciarpe. Clint non era solo di nobile lignaggio, era anche un brillante procuratore. La feccia di Londra lo odiava. Non provavano simpatia nemmeno per il suo fratello minore. Ero stato preso di mira diverse volte già. Sì, è Van Zix. Ce l'abbiamo. Mi sentivo mormorare tra di loro. Sapevano che mi cercavano. Ma quando pensavo che fosse giunta la mia ora... Se lasciassi che la uccidano, che ti uccidano, Clint non me lo perdonerebbe mai. Era la voce di Asogi che mi bisbigliava nell'orecchio. Ah, cioè, se è preso la pallottola al posto suo, che ha fatto? Dopo di ciò non ricordo bene cosa sia successo. L'ultima cosa che ricordo era il silenzio tutto intorno. Genshin disteso sul pavimento della strada. Con la mano che perdeva sangue, mi aveva fatto scudo. Però su, erano tanti assalitori armati di pistola e hanno sparato un colpo che Asogi ha schivato con la mano, tra l'altro. Ma
Due giorni più tardi l'hanno arrestato, sospettandolo di essere il più famoso assassino di massa di Londra, il professore. E ma a sto punto io non chiedo più a nulla. E sarà stata una montatura pure questa? Chiaramente. Se c'è tutto un gomblotto, è un gomblotto pure allora, per qualche motivo che mi sfugge. Deve essere stato orribile. Tutto ad un tratto ho perso il fratello che adoravo e l'amico straniero che stimavo tanto. Mi spiace da morire, Orvan Zix. E così si conclude la mia miserabile storia. Non mi aspettavo di raccontarla a qualcuno. Beh, grazie per essersi confidato con me. Il professore, il mietitore e l'ispettore. Fa pure rima. Gregson. Mi chiedo quanto strettamente siano legati tutti l'uno con l'altro. Ancora non ci credo che Gregson fosse in sostanza il mietitore, che distribuiva ordini di assassini a Giselle Brett. Cioè, Del Brett era l'altro nome con cui conosciamo quella tizia, no? Sì. Signor Nodò, andiamo a informare mio padre. Sono certo che il nostro governo vorrà saperlo. Oh, vuol dire che potrò incontrare tuo padre finalmente, Susie. Urrà! Sì, d'accordo. Andiamo subito all'hotel. Beh, il gioco mi sta facendo capire che non c'è altro da fare, devo andare all'hotel. Seguiamo la corrente, va. Che in si gioca è sempre meglio. Waterloo. Scusate, mi sono partiti gli abba, scusate. Lo fa. L'ho pensato ieri e ne sono ancora convinto. Questo posto è principesco. È uno sparo nel buio, ma secondo me lo penserai anche domani. Il mio tè ha una fragranza più, come dire, più migliore di qualsiasi cosa servono nella sala del tè qui, però. Non è vero? Ah, ma chi abbiamo qui? Che piacere inatteso. Ah, padre! Oh, questo è tuo papà, Susie! Che carino! Ah, che graziosa signorinella! E lei, tu saresti? Davvero? Quindi sei l'autrice delle avventure di Sherlock Holmes? Davvero? Ha gli stessi occhi di... Fateci caso, gli stessi occhi di Susato, il padre, quando fa lo sguardo sconvolto. Sì, sono io, Iris Wilson, al suo servizio. Wilson, attenzione, Wilson. Vediamo se il padre... Susie è stata una meravigliosa amica in tutto quest'anno. Beh... Signorina Wilson, le confesso che leggo le sue opere regolarmente e con molto interesse. Iris, vieni col signor Sholmes, sai, papà? Davvero? Beh, questo spiegherà, forse può spiegare questa luce che ha negli occhi. È qua intraducibile, insomma, cioè ti poteva dire che hai uno questo spiegherebbe il tuo sguardo intelligente, ecco, così così funziona meglio. Non sorriderebbe così apertamente se sapesse quanto davvero è intelligente, credo. Allora, Giovanna Rodò, è stato un piacere vederla in azione. Come invitato al simposio posso osservare dalla galleria, dopo aver, insomma, oliato qualche cardine. E devo dire, è stata una prestazione davvero esemplare. Oh, beh, grazie molto. Anche se sono sicuro che ha omesso di aggiungere da parte di Kazu. No, non fraintendermi. Parlavo proprio di te. Davvero?
non hai perso, come dire, un Mr. Step, quindi non hai fatto un passo falso contro Soki. E sappiamo benissimo quanto sia bravo. Davvero. In meno di un anno sei diventato un ottimo avvocato della difesa, è davvero straordinario. Molto gentile da parte sua. È anche bello sentirselo dire. Vabbè, oh cazzo, però. Abbiamo fatto tipo quanti processi? 5-6 processi vinti di casi di omicidio, eh. Cioè, porca miseria, bastava uno, per dire che eravamo diventati dei grandi avvocati. Non vorrei dire, però. Ciò che ho visto in corte ha confermato le mie speranze. Il favore che ho menzionato ieri, Narodò. Non l'hai dimenticato, vero? No, no, no. Ha detto qualcosa, sì, ricordo che ha detto qualcosa. Ma prima abbiamo qualcosa da riferirti, padre. Ovviamente, ovviamente. Prendiamo il tema e ti discutiamo della faccenda. Che fine avrà fatto il giudice Jigoku? Ma non move, scusami. E quando il mio procuratore di Roma, esatto, il mio procuratore di Roma. Porca miseria. Partiamo dal giudice Jigoku. È da un po' che non vedo il giudice Jigoku. Che ha una barba però di un certo livello. Ah, ora che me ci fai pensare, non lo vedo nemmeno io da stamattina. Poiché hanno rimandato l'apertura del simposio, sarà andato a visitare la l'esposizione universale. Questo mi ricorda qualcosa che ha detto PM ieri. Su Giudice Jigoku, che una volta è stato al banco degli imputati? Ah, sì. Era legato a quel maledetto processo. Processo a porte chiuse del padre di Kazuma. Seishiro stava cercando di trovare degli attenuanti per Genshin, quindi si è presentato dei testimoni, non degli imputati. Si è presentato in tribunale per testimoniare, ma poi si è fatto trascinare. Ha finito per rompere il banco dei testimoni. Oddio. E ha pronunciato anche delle parole piuttosto pesanti sull'impero britannico, per il quale è stato arrestato. Oh cielo. Anche se è molto facile immaginarselo. Beh, alla fine andrà tutto bene. È stato assolto e siamo tornati assieme in Giappone. Grazie al cielo. Ah sì, a proposito di Seishiro, una copia della foto che abbiamo scattato assieme ieri. Prego. Oh. La foto sarà importante per qualche motivo. A un certo punto dovremmo additare il giudice o qualcosa del genere con sta foto, eccetera. Cioè, anche se non penso che finirà nelle prove, quindi forse no. Però sta foto lo servirà a qualcosa, secondo me. Oh, che bella foto. Noi sempre naturalissimi. Sembra gridare, siamo arrivati in Gran Bretagna. Mi ha messo in tasca la cazzo foto. Tornerà questa foto. Nessuno si aspettava cosa sarebbe accaduto quando l'abbiamo scattata, vero? No, è vero. Vabbè, togliamoci il dente. Padre, conosci il cosiddetto mietitore del Bailey? Ne ho sentito parlare, alcuni membri del sistema giudiziario me l'hanno spiegato ieri. Ovviamente, quando ero uno studente in visita qui a Londra, il mietitore non si era ancora messo all'opera. Giusto, non è successo se non dopo il caso. Perché? Quando gli studenti sono in visita erano già tornati a casa. Lord Van Zix, che oggi era al banco degli imputati,
Quello era Barok, il fratello più minore di Clint Van Zix, credo. È vero. Ed è noto tutta Londra come il mietitore, come avrei saputo, ma la verità è che non era lui. Non c'era lui dietro tutte queste morti misteriose, c'era qualcun altro. Capisco. Quindi mi stai dicendo che c'è un assassino professionista all'opera? Esatto. Qualcuno che si fa chiamare Asashin. Vediamo come reagisce, vediamo come reagisce papà. Chiedo scusa. Ha detto forse Asashin? Quella Jezelbert che era responsabile di aver ucciso il mio grande amico? Papà, papà, papà! Non ho fatto 2+2, papà! Non ho... Wilson si chiama Iris, maledizione. Vabbè, quanti Wilson ci staranno a Londra? Oh no! Un suo amico è stato ucciso! Professor amico Toba, forse... non dovremmo discuterne proprio adesso. Vabbè, lo sappiamo. Abbiamo capito. E abbiamo capito pure questo. Però c'è la voce per chiedere. Cioè, che cazzo. Vediamo che favore voleva da me, dai. Lei ha menzionato un favore che vorrebbe chiedermi? Sì. Questo fatidico processo che stai affrontando, in un modo o nell'altro, sta per finire. E quando accadrà, vorrei che mi accompagnasse di nuovo in Giappone. Chiedo scusa? Cosa vuole? Che cosa? Padre! Attenzione, abbiamo usato indignata. Cosa significa questa storia? Usato, dovresti capire. Hai visto come funzionano i nostri tribunali? Il sistema giudiziario giapponese è ancora giovane, specialmente quando si tratta della difesa. Oh, vuol dire la Corte Suprema della giudicatura, la Corte Suprema del Giappone ha bisogno disperato di un buon avvocato della difesa. Il prima possibile, con discreta urgenza in effetti. Ma non sono rimasto nemmeno un anno a Londra. Ho letto tutti i rapporti di Susato. Sono ben a conoscenza del tuo straordinario talento. E avendoti visto in azione con i miei occhi oggi, non c'è dubbio. Tu, Naruhodo, sei esattamente l'uomo di cui ha bisogno la nostra nazione. Inno nazionale giapponese sullo sfondo. Quindi te ne andrai, Runo? E io cosa dovrei fare allora, padre? Sei venuta qui per fare da assistente giudiziario ad Asogi? Oh sì, lei doveva essere l'assistente di Kazuma. Il nostro governo sta ancora decidendo come gestire la situazione, però. Tu hai sempre scelto da sola, Susato. Mi fido del tuo giudizio. Anche in questa questione. Padre. Padre! Sembra madre! Tu, voi due, non fate quella faccia. È solo un suggerimento, sapete? Una speranza, ad essere onesti. Ma non vi obbligherò. Vi chiedo solo di pensarci. E prendere una decisione a conclusione di questo processo. Ma non è che l'ultimo processo lo facciamo in Giappone? Non ve ne andate, vero, Runo? Non ce la posso fare. Non mi era nemmeno passata per la testa. Fino ad oggi. Cercavo di fare ciò che pensavo fosse la volontà di Kazuma. Ma a quanto pare lui è ancora vivo, quindi... io, insomma, adesso che devo fare? Il gioco me lo chiede. Ah! Mi è venuta in mente una cosa.
Biscotti! Questo hotel è i biscotti dall'aria più deliziosa. Che sorpresa! Lo sta facendo apposta. Credo che andrò a comprarne qualcuno. Mo che dice Iris, vieni con me. Esatto, vuoi venire con me, Iris? Grande Susato, grande Susato. Susato imbattibile, Susato. Ma certo, che fa? Mi lasci indietro? Ah, mo ha capito, papà. Papà ha capito. Quindi quella ragazza si chiama Iris Wilson, vero? Sì, esatto. Ed è l'autrice di tutte quelle avventure con protagonista Detective Sholmes. Ma il nome dell'autore accreditato non è Iris, vero? È dottor John H. Wilson. Sì, lo so. È il nome di suo padre. Suo padre? Il dottor John H. Wilson? Sono stato in debito a lungo per quell'uomo, per la cortesia che mi ha mostrato durante la mia permanenza a Londra. Ecco perché ero disposto a ricambiare e invitarlo all'Università Imperiale di Umei per 4 anni fa. Ma poi è stato ucciso l'anno scorso da Giselle Brett. Perché? Perché la mano del mietitore si è spinto fino al Giappone? Che poi è la mietitrice a sto punto. Lì addio a sta povera creatura, volete aspettare? Non ti può mai sapere, ma si scopre che è vivo. Rinosi che ha capito che qua in questi giochi, in queste storie, la gente torna viva all'improvviso, quindi insomma. Iris non sa nulla di quel caso. Ma sembra molto probabile che il dottor Wilson fosse suo padre. Beh, non posso dire di aver parlato spesso della sua famiglia. Quindi non so se avesse una figlia o no. In realtà non sono ancora sicuro al 100% che sia lui, no? Quindi non sarebbe, per quanto improbabilissimo, non sarebbe bello dire Ilse, tuo padre è morto, e poi scopro che non era lui. Ma posso dire con tutta la certezza che non è mai stato il partner del grande detective. Quindi potrebbe essere stato un altro dottor Wilson? Beh, John e Wilson sono nomi molto comuni dopo tutto. Eppure forse non è il caso di parlarne con quella ragazzina finché non siamo sicuri. Questa è. Hai capito, Iacci? C'è scritto adesso. La pensiamo allo stesso modo. Eccoci qua con i biscotti alla cannella. Buoni. Buona cannella. Che profumo delizioso, Iris. Io credo che la cannella stia un amore col tè che servono qui, non credi, Susi? La cannella sta un pezzo. Dove la metti la trovi, la cannella. Sì, ne sono sicura, Iris. Bene, se volete scusarmi, devo mandare un telegramma ai ministeri e alla polizia giapponese con l'informazione riguardante Asa Shin. Certo, padre, grazie. Non vedo l'ora di leggere il prossimo numero, signorina Wilson. Oh, bene, la prego. Venga a Baker Street prima o poi. Ci piacerebbe accogliere, averla come nostro ospite. Ne sarei felicissimo. Buona fortuna per domani, Naruto. Rifletti bene sul mio suggerimento, d'accordo? Sì, non mancherò. Tornare a casa? Sai? Signorino Kazuma è sempre stato molto importante per mio padre. Sono certa che adorerebbe di poterlo incontrare e parlargli di questa storia. Sì, non c'è dubbio. Asa Shin. Ma certo, è ovvio!
Cazzo è uscito? Come ho fatto a non considerare questa possibilità prima d'ora? Signor Sholmes! Harley, dove sei stato? Beh, sono venuto a prendere il tè con voi, ovviamente. Che domanda insolita. Non l'avevo affatto notata. Non importa, non importa. Comunque, questioni più importanti. Signor Narodò. Sì? Devo inviare un telegramma immediatamente alla sua nazione. È una questione della massima urgenza. In Giappone, dice? Mi dica, a chi posso affidare questo compito? Presto adesso, chi? Beh. Mio padre è appena andato a spedire un telegramma al Dipartimento di Polizia Imperiale. Capisco. Bene. Singhiozzo a quest'ora, no? Per essere un tipo barbuto, sembrava piuttosto affidabile. Che hai con i tizi barbuti, mo? E poi tra l'altro non c'ho la barba, c'ha due baffi. E vabbè, non penso che quella di pa mio padre possa essere definita una barba, signor Jones. Ah, l'ha confuso col giudice. L'ha confuso col giudice, sicuramente. Credo, eh. Non c'è momento da perdere. Chieda al suo affidabile padre rasato di inviare anche questa. Lo farò, ma di che si tratta? Niente domande, per favore, signorina Tsusate. Possiamo solo pregare che per una volta le mie deduzioni si sbaglino. Questo non sta insinuando che le sue deduzioni di solito sono corrette, signor Show, però mi ha interrotto prima che lo dicessi. Allora, vi stupirà sapere che sono un uomo molto impegnato. Non ho tempo per nascondermi dietro i settees, tipo i separé sarebbero, e origliare le conversazioni altrui. Ah, ecco che voleva dire con prendere il tè assieme. Lascio l'invio di questa a lei. A voi, miei cari amici. E un minuto, signor Sholmes. È scappato via, eh? Anche molto, molto in fretta. E ovviamente ha lasciato il conto da pagare del suo tè. Devo raggiungere subito l'ufficio del telegrafo. Io andrò a chiamarci un taxi. E io che pensavo che tutti quanti avessero fatto la fila per avrebbero fatto la fila per pagare il conto del signor Sholmes. Ti tocca, Naruto. Ah no, il telegramma è stato preso loro, giustamente. Che la foto non è girabile, non ci sono telegramma. E quindi me ne vado da solo all'ospedale. Mi hanno piantato in asso queste due sciamannate qua. Non solo si è buttato in ospedale, e si è abbassato la stanza pure. Questo è il reparto dove hanno portato il signor Vigil, a quanto pare. Essere onesto, mi preoccupa rivederlo. Mazza, che musica angosciante! Ah, l'avvocato. Salve di nuovo. Come si sente, signor Vigil? Ah, si sente meglio, signor Vigil? Sì, la ringrazio. Un po' meglio. Mi spiace di averla, voglio dire, è stata colpa mia.
se non avessi scoperto il suo segreto e l'avessi obbligata a ricordare cose che aveva chiaramente cercato di dimenticare. È venuto anche il procuratore poco fa. Vi siete mancati per un istante. Oh, Kazuma ha fatto prima di noi? E ha detto la stessa cosa. Si è scusato molto. Ma la verità è che è stata tutta colpa mia. La prego, non dica così. Tenere il segreto da Ivy. Tenere il segreto nascosto ad Ivy, mia moglie, per tutti questi anni. Ho portato sulle spalle un tale senso di colpa. Ma c'è di peggio. Col passare del tempo ho finito per ingannare anche me stesso. Vuol dire riguardo al suo licenziamento? A ripensarci, comincio a credere che forse l'ispettore Gregson non mi abbia trovato per puro caso. Cioè, mi ha compensato così generosamente per recitare, insomma, per impersonarlo. Era chiaramente preoccupato per la mia salute. E stava cercando di aiutarmi. Quindi forse Gregson sapeva esattamente cosa fosse diventato di Mr. Vigil. Cosa fosse successo a Mr. Vigil. Just desserts, che vuol dire? Cioè ciò che mi merito? Deve essere ciò che mi merito per 10 anni di menzogne e inganni, ma... Non sono stato io ad aiutare il professore a sfuggire 10 anni fa, non sono stato io, ci credo. Era state Greg che sono a sto punto. Lo giuro. Oh, signor Vigil. Sono certo che lei preferirebbe evitare di portare alla luce altri ricordi del passato, ma... Se possibile, potrebbe dirci cosa è successo esattamente. Lo voglio fare, voglio liberarmene. Voglio qualcuno che mi dica cosa avrei dovuto fare. Dottore Gregson era chiaramente coinvolto in qualche operazione speciale. Stava indagando su qualcosa di cui nemmeno Scottagliata poteva essere messo al corrente. I dettagli sulle vittime del mietitore, già. È stato allora. Ah, era quando doveva svolgere queste indagini che io prendevo i suoi documenti e facevo la sua parte. Si fingeva l'ispettore e indagava per conto suo? Oh no, mai! Un mercante, come dire, un ambulante comune non poteva certo svolgere un'indagine per la polizia. Io non facevo altro che andare al punto specificato e fare un po' di baccano. Per lasciare un'impressione, in modo che chiunque potesse pensare: ah, qui c'è stato un tale detective Gregson. Quindi, è questo che stava facendo il giorno prima dell'incidente? Sì, mi aveva chiesto di andare al parco a Lime Street per quell'evento della Lega dei Capelli Rossi. Quindi, come al solito, ho mostrato i documenti dell'ispettore e sono stato molto, come dire, schietto a dichiarare la mia presenza. Insomma. Ma poi hanno preso prigioniero da quei truffatori con i capelli rossi. Sì. Quindi lei ogni volta mostrava i documenti di Gregson e, insomma, parlava ad alta voce. È ciò che mi ha chiesto di fare l'ispettore, sì. Beh, è un modo come un altro per diventare un detective leggendario, immagino. No, non uno dei migliori, però.
come saprete, per colpa loro adesso ho questo livido sul collo. Ma il giorno successivo hanno mantenuto la parola e mi hanno lasciato liberato. Senza restituirle i documenti dell'ispettore, però. Avevamo deciso di incontrarci a Ferno Street alle 5 di quel giorno per fare rapporto. Ma allora stipulata ho sentito lo sparo. È successo a mezzanotte il 17 giugno di 10 anni fa. Quello era l'orario previsto per l'esecuzione. Ma l'esecuzione, professore, non si è mai svolta davvero, giusto? O piuttosto, l'esecuzione è stata usata come parte del piano di fuga. Non oso immaginare quanto fosse agghiacciante come piano. Barchi era nota come la prigione di massima sicurezza nel paese. Tutto ciò che entrava o usciva da quel posto veniva perquisito multiple volte. Ma c'era un'unica eccezione degna di nota. O piuttosto un certo cavillo degno di nota, qualcosa che non veniva mai messo in dubbio. Inizio a pensare di aver capito di cosa si tratta. Le bare in cui venivano adagiati i cadaveri dei condannati giustiziati, giusto? Sì. Una volta che il coroner ha confermato la morte di un condannato, il corpo viene insomma deposto nella bara per essere seppellito immediatamente nel cimitero di Lowgate dietro la prigione. Il capo secondino deve prima firmare però i documenti necessari. E dopo nessun membro dello staff ha il permesso di toccare la bara che contenga il corpo. Quando si svolge un'esecuzione, solo il boia e il coroner possono entrare nella stanza. Io aspettavo nella stanza accanto perché mi dicessero che il condannato era morto. In quell'occasione, una volta ricevuta la conferma, sono entrato nella sala mortuaria e ho trovato una singola bara, come sempre. La procedura prevedeva che io firmassi i documenti dopo aver controllato la bara e poi inchiodarla, e dopo l'avrei dovuta inchiodare. Ma per qualche motivo quel giorno la bara era già inchiodata. Al momento non ci ho fatto caso. Immaginavo che il mio vice avesse controllato la bara e l'avesse inchiodata prima che arrivassi. Quindi vuol dire che la bara conteneva... Sì. Posso solo pensare che quella Soghi, fuggito all'esecuzione, fosse vivo dentro la bara. La bara è stata poi condotta fuori dalla porta principale e depositata nel cimitero di Lowgate, da cui è emerso poi, no? Non mi aspetto che ci fosse abbastanza aria nella bara per respirare così tanto a lungo. Quindi nelle prime ore del mattino, nelle prime ore dopo la sepoltura, qualcuno ha... C'è un verbo che si dice quando tiri fuori una bara dal... Riesumato, la bara per liberare Genshin. Ma alla fine è stato ucciso comunque nel cimitero. Cosa diamine è successo davvero al cimitero di Lowgate quella notte? Temo di non saperlo. Le uniche due certezze che ho sono queste. Asoki non potrebbe mai essere riuscito a fuggire senza l'aiuto di qualcuno in prigione. E quel qualcuno non ero io. Ah, le due certezze sono che uno l'ha aiutato e che non era lui, ok. Lei lo conosceva ovviamente. Il professore, voglio dire.
Geshi Nasogi? Sì, lo ricordo bene, in effetti. Gli andrebbe di dirci ciò che sa? Beh, essendo lui condannato a morte, i nostri contatti erano molto brevi, ovviamente. Dopo quel processo che si è svolto, che si era svolto a porte chiuse, con la presenza solo dei membri di alto rango del sistema giudiziario, hanno deciso, era stato deciso che la sua esecuzione avesse luogo il prima possibile. Per Gomblod, Gomblod, un grande Gomblod. L'esito del processo era deciso dall'inizio, vero? Era un periodo di delicata diplomazia, quando la Gran Bretagna e il Giappone stavano per firmare un importante trattato. Questo vuol dire che questo caso, dal potenziale destabilizzante, doveva essere gestito rapidamente e con discrezione. A quell'uomo restava meno di una settimana. Poiché io ero il capo secondino, mi sono occupato della sua breve permanenza in cella fino alla sua ultima ora. Ricordo di essere rimasto molto colpito dalla sua nobiltà d'animo e dalla sua incredibile resistenza. Cosa vuol dire di preciso? Aveva ucciso molte persone, eppure era sempre calmo ed educato. Era un gentiluomo, un uomo di cultura. In effetti, io ancora non riesco a chiedere a ciò che ha fatto. Quindi non riuscivo a chiedere a ciò che aveva fatto. Quindi un giorno gliel'ho chiesto. Quei 5 membri dell'aristocrazia che sono stati uccisi, era davvero lei il responsabile? Sono colpevole del crimine imperdonabile di aver posto fine alla vita di un'altra persona, sì. Non hai risposto a Sogi! A Sogi, voi giapponesi, diretti al punto! Non hai risposto! Che vuol dire? Sì o no? Era facile! Il giorno successivo si è svolto il processo a porte chiuse e il verdetto non è stato una sorpresa. Colpevole. Quella notte, quando l'hanno riportato in cella, ho visto qualcosa. Qualcosa di insolito. Qualcosa di insolito? Cosa? Il testamento di Geshi Nasogi. Cioè? Come dicevo, è stata la notte precedente al processo, quando era stato condannato. All'esecuzione, voglio dire. Stavo facendo il giro delle celle e quando ho guardato in quella di Asogi ho notato che aveva un foglio di carta in mano. Il suo testamento, immagino. Non appena mi ha notato, l'ho nascosto subito dietro la schiena. Ma perché le è sembrato così insolito? Non è normale che per un uomo, insomma, scrivere un testamento quando sa che la morte è vicina? Sì, è vero. Ma c'erano condizioni speciali legate all'incarcerazione di Asogi, sa? Che genere di condizioni? Non doveva avere penne, immagino. Anche se era stato chiuso in una cella progettata per i condannati, non gli è stato permesso di tenere con sé gli effetti personali, con un'unica eccezione. Davvero? Poteva tenere le sue cose? È molto insolito. Ovviamente. Vabbè, no, aspetta, mi sono perso un pezzo. Ah! Tutto il contrario. Aveva letto che non poteva tenere le sue cose con un'unica eccezione, invece tutto il contrario, ha potuto tenere le sue cose tranne una, ok. Ovviamente era stato condannato per l'omicidio di 5 membri della aristocrazia, ma allo stesso tempo era un ospite nel nostro paese, dall'impero del Giappone. E, insomma,
i poteri alti, i poteri forti erano determinati a fare in modo che i suoi ultimi giorni non fossero innecessariamente come si dice, sgradevoli. E l'eccezione di cui ho parlato riguardo gli effetti personali? Ecco il punto. Ecco. Non gli era permesso avere materiale da scrittura. Per lo specifico, nessuna penna, nessun foglio. Quindi gli era impedito di lasciare un segno scritto di ciò che gli era accaduto? Una, voglio dire, un registro scritto di ciò che gli era accaduto? Sì, in poche parole sì. Non ho idea di dove avesse preso quel foglio. E i materiali di scrittura sarebbero stati confiscati dopo l'incarcerazione. Come ho detto, ha nascosto il foglio dietro la schiena e poi mi ha implorato. Cosa ha nascosto dietro la schiena? La prego, la prego. Chiuda un occhio. Questa è la mia salvezza. Ma lo sa che è contro le regole? È l'unica persona che ho visto. Se accetterà di fare silenzio. D'accordo allora. Ma cosa c'è su quel foglio? Un testamento. Le mie ultime volontà sono l'unica arma che mi resta. Com'è possibile che un'arma, che un testamento sia un'arma? Minchia. Quindi ho finto di non aver visto nulla. E gli ho lasciato tenere il testamento. Ma poi dopo, che qualcuno avrà rubato a sto punto, che l'avrà avuto... Vabbè. Ma poi sembra essere scomparso senza traccia. Cosa? In che senso è scomparso? Sembrerebbe che la storia di questo vizioso testamento non sia ancora conclusa. Sono stato l'unico a vedere il testamento di Asogi, però in qualche modo è scomparso. È successo dopo l'esecuzione di Asogi, che in realtà era un'evasione molto elaborata. I Shinigondini hanno raccolto tutti gli oggetti personali di Asogi nella sua cella per rispedirlo alla famiglia in Giappone, al povero signorino Kazuma. E ci sta dicendo che non era da nessuna parte tra i suoi effetti personali? Il testamento, voglio dire. Esatto. Anche se io non li ho esaminati di persona. Eccala! Se sarà stacchino. Chi li ha esaminati? Chi sente scario il processo? Ma il governatore Kaiden era furibondo. Mi urlava. Non può essere scomparso nel nulla. Col suo accento scozzese. Ma non ha senso però, no? In che senso? In che modo? Beh, sapevamo che solo il signor Vigil fosse a conoscenza dell'esistenza del testamento. Nel quale caso... Ecco. Come faceva il direttore della prigione a sapere che andava cercato? Oh certo, hai ragione. Io non so come facessi a saperlo. Ma sembrava che sapesse della sua esistenza dal primo momento. Solo... che non lo definiva un testamento. Lui lo definiva... I documenti di Asogi? Il trattato Asogi? Non so come tradurlo questo. Di Asogi Papers. Davvero non so dirvi altro di cosa è successo dopo.
perché, beh, per ciò che è successo dopo. Il suo licenziamento e il modo in cui le ha rimosso tutto dal ricordo, dalla memoria. Fino ad oggi avevo dimenticato tutto questo. Ma non credo che sia rilevante per il caso, però. Stai tranquillo, non si butta niente. Beh, comunque, la ringrazio per essersi confidato con noi, signor Vigil. Le siamo molto grati. Temo di non potervi dire molto altro. Mia moglie Ivy sarà qui a breve, quindi spero di non sembrarvi scortese, ma... No, per nulla. Grazie ancora. Ma cosa farà adesso? Beh... Impersonare un poliziotto è un crimine, ovviamente. Immagino che una volta che mi sarò ripreso del tutto, verrò arrestato. Poraccio lui però, mamma mia. Mi spiace tanto. Non serve. E sarà tutta colpa mia. Sapevo che sarebbe venuto questo giorno. Beh, i miei auguri allora. Addio, signor Vigil. È un attacco di Sosa e Kite questo, eh? Ah, prima che andiate, un'ultima cosa. Sì? Di cosa si tratta? I documenti di Asobi. Mi sarei molto grati se non lo diceste a nessuno. Per qualche buon motivo, immagino. È mia convinzione che la loro stessa esistenza sia un segreto strettamente... Insomma, un segreto... estremamente protetto. Se si venisse a sapere che me ne sono ricordato... Beh... Potrebbe essere un problema, credo. Capisco. Una specie di testamento che Genshin Asogi ha scritto prima di morire. Che l'uomo dichiarava fosse la sua ultima arma. Mi chiedo se abbia qualcosa a che fare con il suo piano di fuga. Se qualcuno può saperne di più di un documento lasciato indietro dal padre di Kazuma. Deve essere il direttore del signor Vigil. Questa sezione è tutta così, però, è tutta... Vai qua, parla, vai avanti, parla, senza manco decidere. Non lo diciamo a nessuno, tranquillo. Sono sicuro che non uscirà in un tribunale, in un processo, prima o poi, questa cosa. Questo importantissimo documento segretissimo. Legato a un caso che ci stiamo trascinando dietro da 70 milioni di ore. Guardate, mandava. Andiamo a parlare con Agar qua, eh. Oh, qua state. Sì, salve. Non ci proverò nemmeno a rendere un accento scozzese, come ho già detto. Ho saputo dalle vostre indagini, ho letto il rapporto adesso. L'avete trovato, Vigil? Sì, per fortuna. Beh, comunque... Quel ragazzo non lavora più qui. Quindi il vostro caso non ha niente a che fare con Berkeley. Non vorrei che vi faceste l'idea sbagliata. Ma certo, sì, signor Vigil ha smesso di lavorare qui 10 anni fa, quindi... Sì, abbiamo visto la sua lettera di licenziamento, no?
Lo avete silurato. Kimmer. Kimmer è un modo per dire ragazzina. Hai capito bene. Quindi ti andrebbe un biscottino a forma di manetta? Sembrano veramente delle piccole manette. E sono anche duri come il ferro. Dunque, che ci fate qui oggi? Beh, vorremmo chiederle una cosa, in effetti. Davvero? La tazzola di caffè, però, manettine, sì. Riteniamo che sia scomparso un certo documento dalla cella di Genshin Asuoka. Ma non lo diceva nessuno, subito così. Il tizio subito dopo. Ma chiedo scusa. Ma come? Ma che... Vicky, è durato 2 minuti, Che vi ho detto? La morte di Greg non ha niente a che fare con ciò che qualcosa che è successo a Barclay. Una tomba, porca miseria. Lascia il passato al passato, ragazzo. Non ti impelagare in dettagli irrilevanti. La tua espressione è cambiata completamente. Abbiamo chiaramente toccato un nervo scoperto. No. Ormai non è fatta, L'esecuzione fallita di quell'assassino e tutta quella, come dire, miserabile fuga. Sono stati momenti bui per Barclay. Una figuraccia epocale. Perché il criminale aveva un collaboratore nello staff della prigione, giusto? Già. Che vergogna. La coroner che ha confermato la morte dopo l'esecuzione, Courtney Scythe. Che quindi fa parte del gomblotto, lo sapevamo già. E il mio capo secondino, Vigil, che si occupava dell'intera questione. Ma se lui Vigil dice di non saperne niente. Quella canaglia, cosa vuoi che dica quella canaglia, eh? Altre manette? Oh, come potrei dire di no? Il ferro nella dieta non è troppo. Questa non funziona perché in inglese irons vuol dire manetta, no? Ceppi, manette, no? Catene, in italiano non si rende più. Mica si dice i ferri quando dice le manette, i ferri, non credo. Quando il signor Vigil ha ricevuto la lettera di dimissione a seguito dell'accaduto, era così disperato che è saltato fuori dalla finestra del suo ufficio, vero? Non mi piace dirlo, ma è solo perché ha provato a fuggire. Non pensate che non sia saltato per lo shock di essere stato scoperto, eh? Io sì. Ma lei, cioè, cosa potrebbe mai dire di diversamente lei? Ovviamente non posso rinunciare, non posso liberarmi di ogni responsabilità. Non avrei dovuto lasciare che mi ingannasse. Non avrei dovuto farmi ingannare. In realtà quasi nessuno sa cosa è successo quella volta, sai? Con Gregson morto, la dottoressa Scythe che non può ricevere visitatori. Non sei un visitatore? Qualcuno evidentemente non vuole che riveli qualcosa. Beh, noi non ce ne andiamo a mani vuote. Io non ci sognerei nemmeno di andarvi a casa così. Ecco, piccolina, prendi un paio di manette.
Oh beh, sarebbe scortese dire di no. Non vorrei diventare anemico. Stavo portando un po' troppo avanti sto scherzo. Se qualcuno può saperne ancora qualcosa. Questo chi è? Sarebbe quella ragazza, quella tizia della divisione forense, del reparto forense, Maria Gorey. Questa è nuova però, eh. Siamo d'accordo che è nuova Maria Gorey? Maria Gorey? Ah, la figlia di Scythe, ok. Non ne ha avute altre, è solo quella. Che sapevamo di sta tizia? Chiaramente non era figlia vera, naturale, no? L'abbiamo vista quando siamo andati all'ufficio di lei. Mi ricordo, sai? Insomma, ma la... Louis Byrne? La fanciullina ha seguito le orme della madre. Non, è impossibile non vederla senza un bisturi in mano. Ah, la faccia rivedere, non mi ricordo. Ah, quella con la maschera, come no? Ok. Sì. Ok, poi andiamo a parlare con lei, è tutto così sto gioco. Quindi è la figlia della dottoressa Scythe? Ma il cognome è Gorey? Sì. C'è dietro qualche storia familiare, ne sono sicuro, ma non ne so i dettagli. È cresciuta guardando la madre che lavorava sui corpi della gente morta in strane circostanze e ha deciso di fare lo stesso, anche lei. Io non capisco perché. Magari è per via di un profondo rispetto che nutriva per la madre? Forse. Comunque si è occupata lei dell'autopsia di Craig. Ah! Ecco dove avevo visto il nome, ok. Ed è responsabile dell'incompletezza del... Dove c'è? Della mia testa, questo è. Mi hanno detto che quella piccolina amava sempre le storie che raccontava la madre di cadaveri affettati. Si dice anche in giro che ascoltava la marcia funebre come una nanna. E allora forse sua madre le avrà detto dell'autopsia del caso di 10 anni fa? Sì, c'è una certa possibilità. Dopotutto è stato un caso che ha cambiato la vita di noi tutti. Dobbiamo assolutamente parlare con la signorina Gorey. Beh, grazie molte. Questa faccenda non mi piace per nulla. Ci sono voluti anni perché i londinesi dimenticassero questa faccenda del professore. Non potresti mollare l'osso, ragazzo. Smetterla di chiedere domande inutili. Mi spiace. Non mi piace riesumare, come si dice, no? C'è un altro termine per dire, ma non mi viene. Rievocare questi ricordi dolorosi. Non potreste farti da parte? Lasciarmi da parte? Non venire più qui? Eh? Prima parliamo di questo argomento in cui su cui abbiamo promesso di non parlarne con nessuno. Ecco. Come hai fatto a saperlo, ragazzi? Pochissimi in prigione hanno sentito parlare di quei documenti. Ah, beh, non posso dirle che me l'ha detto, digli che me l'ha detto signor Vigil. Ci salva Susato.
Grande Susato. Temo che le nostre fonti devono restare confidenziali. Tendiamo a credere che i documenti siano effettivamente l'ultima volontà, fossero un testamento, è vero? Del professore, o meglio, di Genshin Asobi. Sì, è vero. Siete ben informati, sei ben informato, Jimmy. Oh, ha smesso di stare in silenzio? Ma poi dopo l'esecuzione è sparito misteriosamente dalla cella, giusto? Ma certo che no. Qui sei fuori strada. Mi sa che non hai capito bene come stanno le cose. Era lì nella cella, esattamente dove doveva stare. Oh. A me hanno detto diversamente. Fammi dare un'occhiata. Penso di poterlo trovare. Ah, così? Eccoli qua. Visto? Ultima volontà di Genshin Asobi. Scritto con un pennello della calligrafia. Chiaro che non riesco a leggere nemmeno una parola di questi scarabocchi giapponesi. Ma a quanto ne so, dice che di lasciare tutti i suoi possedimenti terreni al figlio in Giappone. Sì, è giusto. In poche parole è così. Quindi questi sarebbero i documenti di Asobi? Sì, certo che sì. Documenti scritti da Asobi, non c'è dubbio a riguardo. Non c'è alcun mistero qui, ragazzo. After all the stramash of the slicer of an execution. Insomma, dopo tutta quella sarabanda di esecuzione fasulla, abbiamo rispedito tutte le sue cose in Giappone. È chiusa lì. Cosa dovremmo prenderne nota, signor Narodò? Non si sa mai. Un momento. Azza, è proprio il testo. Sarà falso questo? Che il vero è scomparso? Qual è l'idea? Io, Genshin Asobi, richiedo con questa che alla mia morte qualsiasi possedimento materiale e ricchezza appartenenti a me a Londra venga consegnata a mio figlio Kazuma Asobi nell'impero del Giappone. E con profonda tristezza che accetto il mio destino in questa terra straniera, nella consapevolezza che non vedrò mai più la mia patria e la mia famiglia. Ma non mi pento di nulla della strada, non mi pento affatto della strada che ho scelto. Un'ultima cosa prima che te ne vada, signor Narodò. Sì? I documenti non hanno a che fare con la morte di Gregson. Preferirei che non ne faceste menzione fuori da questo ufficio. Altrimenti... Anzi, non dico che è la mia preferenza, la consideri un ordine dai piani più alti del nostro governo. Capisco. Beh, andiamo a parlare con la figlia di Kota e stacchiamo, dai. Appariamo le solite 2 ore anche stasera. E quale sarebbe? Non c'è! Non c'è l'ufficio della tizia. Quindi?
a parlare con Strongheart, non ci andiamo da un po'. Eccolo qua. Ma guarda chi c'è. Nessuna discussione, procuratore Asoghi. Lei continuerà col processo esattamente come l'ho istruita. Sono stato chiaro? Perfettamente. E il signorino Kazuma? Che insomma che... Che sta... Che non sta avvenendo al Lord Strongheart a quanto pare. Non ha mai imparato a fare un passo indietro. Può andare, Asoghi. Con permesso. Kazuma. E niente, se ne va. Il bel tenebroso. Si è andato senza dire nulla. Sì? Che cosa ci fate qui? Oh, speravo di chiederle un paio di cose, se non è un problema. Volevo che il... Avevo chiesto che il processo di Asoghi si concludesse oggi. Ma le domande inappropriate del procuratore Asoghi lo faranno durare più del necessario. Domande in... mi sono già dimenticato come ho detto, domande? Vabbè, quella roba lì. E di conseguenza sto perdendo ancora più altro tempo prezioso. Per la precisione, 2 ore, 55 minuti e 41 secondi. 42, 43. E allora dobbiamo risolvere tutto prima che passino 3 ore, signor Narudo. Inappropriato, grazie. In nemmeno 5 minuti? Un miracolo. Comunque... Non devo farmi sviare dal cattivo umore, dal suo cattivo umore. Mi servono informazioni. Il procuratore Asoghi crede davvero che Lord Van Tick sia l'assassino del mietitore? Non lo so. Sono passati 10 anni. In quel fatidico processo a porte chiuse che Lord Van Zix si è fatto un nome tra nel sistema giudiziario, ma nel suo prossimo processo ha perso e questo ha fatto assolvere il capo di un'organizzazione criminale grazie al fatto che tutti i giurati fossero under duress. Che vuol dire? Sotto pressione? Ma è orribile! La libertà di quell'uomo è durata poco. Appena 3 giorni. Sì, vediamo. È morto in una frana... sul suo luogo di lavoro, a quanto ne so. Corretto. E quello è stato il debutto, è stato il debutto del mietitore del bene. E la gente ritiene responsabile Lord Van Zix? È stato processato lui, anche lui, ma si è dimostrato che era stato un incidente. Quindi lui avrà avuto un alibi molto solido. Cioè, nonostante le morti misteriose sono continuate. In totale 16 persone sono morte in circostanze insolite, a quanto pare per mano del mietitore. È una serie molto lunga di coincidenze. Beh, la vera identità del mietitore potrebbe essere svelata da questo processo. E l'impatto che questa rivelazione avrà sul pubblico britannico non può essere sottostimato. Per questo è un processo a porte chiuse? Precisamente. Questo processo non vedeva un... questo paese non vedeva un processo a porte chiuse da 10 anni. Quindi l'ultimo è stato quello del professore? Il processo
a Genshin Asogi? Corretto. In effetti abbiamo saputo che in origine sarebbe dovuto essere lei il procuratore di quel processo, Lord Van Zix. Van Zix mi ha convinto a affidare l'accusa a lui perché potesse vendicare la morte del fratello. Ed eccoci qua, 10 anni dopo, col figlio dell'uomo condannato da Van Zix che cerca di vendicare la morte del padre allo stesso modo. Si dice che what goes around comes around, com'è in italiano? Non mi viene adesso, sono troppo cotto. Comunque, sembrerebbe che questo nostro giovane procuratore abbia una motivazione ulteriore. Kazuma? Io voglio che le mie organizzazioni procedano in maniera fluida, in maniera liscia, nell'esatta maniera in cui l'ho programmata. E con questo enorme orologio non tollererò che un singolo ingranaggio sia fuori sesto rispetto agli altri. Ah, ecco a cosa servono tutti questi ingranaggi. Se quel giovanotto si rifiutasse di contribuire, diciamo, alle altre parti di questa grande macchina, sarò obbligato a prendere iniziative, provvedimenti. In che senso? Non è niente che la riguardi. In ogni modo, le tue domande troveranno risposta domani. Ora devo chiedervi di perdonarmi. In questo momento sono stato ritardato dalla mia riunione, dalla mia prossima riunione di precisamente 3 ore. Oh cielo, è un sacco di tempo. E vi ritengo interamente responsabili. Anche se siamo riusciti miracolosamente a far centrare tutto in nemmeno 5 minuti. Strongheart è un po' il Moriarty della storia, un po' sì. Mi chiedo se accetterebbe di farci parlare col procuratore Asogi? Le discussioni, le conversazioni tra la difesa e l'accusa all'esterno della sala di tribunale sono generalmente mal viste. Comunque, in questo caso farò un'eccezione. Ora vada, lo troverete nel suo ufficio. Oh, grazie. Andiamo a trovarlo subito, signor Narudo. Kazuma è il mio migliore amico al mondo, ma non sono sicuro di sapere come parlargli al momento. Secondo modo lo trovi. Ho premuto il tastino qua. È partita la game bar di Windows. Guarda il diorama della scena del crimine. Che carino. Quei pupazzini. Quindi questo è adesso l'ufficio del procuratore Asogi. E avete fatto carriera entrambi. Il signorino Kazama sta facendo strada. Anche se è sempre obbligato ad inginocchiarsi alla giapponese in quell'angolino lì. Stanno porta a porta. È abituato a sedersi in stile Seiza ogni volta che lavora. Okay. Kazuma. Madonna, che musica gli hanno messo a lui. Pensavo che saresti venuto a trovarmi presto, Ryunosuke.
Avevo ragione, no? Chiedo scuse. Sul fatto che tu abbia tutto ciò che serve per diventare un grande avvocato della difesa. Beh, ho sempre creduto che tu avresti fatto avverare il tuo sogno di diventare un avvocato delle corti britanniche. E non mi sarei mai immaginato per un secondo che l'avresti fatto nel ruolo di procuratore. A vederla in un tribunale straniero, a realizzare in maniera così elegante il suo sogno, signorino Kazuma. Sono così felice per lei. Io sono grata a lei, assistente giudiziario amico Togo. E pigliatevi una stanza, però, cioè. Ryunosuke. Ho sempre pensato che sarebbe stato divertente se io e te avessimo dato uno scossone al sistema legale britannico. Ma non è così che me l'aspettavo, però. Immagino che sia un altro colpo del di scena. Un altro, come dire, scherzo del destino. Ho imparato molte cose durante la mia permanenza a Londra. Su come il padre di Susato fosse sia stato a sua volta uno studente in visita qui, insieme al giudice Jigoku. E riguardo ciò che è accaduto a tuo padre. Allora non ti sarà difficile capire perché non avessi scelta, perché dovessi trovare il modo di tornare in Gran Bretagna come studente in visita. Voglio sentire dalla tua bocca, però, Kazuma. Come desideri il nostro Kanarodo? È passato quasi un anno da ciò che era successo sulla SS Buria. Vabbè, sappiamo che sta succedendo qua, dai. Stavano andando in Giappone, in Gran Bretagna. Lui era dato per morto. Pensavo di aver perso il mio migliore amico per sempre. Devo essere rimasto privo di sensi molto a lungo. Quando mi sono svegliato ero disteso a letto. In una piccola stanzetta stretta. C'era un mazzolino di fiori accanto al cuscino. Mi ci è voluto un po' per rendermi conto che mi trovassi nella cabina di una nave. Sono scivolato via dalla stanza, mi sono diretto sul ponte. Soffrivi già di amnesia allora? Sì. Non sapevo cosa fosse accaduto, dove mi trovassi. C'era questa voce però nella mia testa. Devi fare... Hai un obiettivo da raggiungere. Qualcosa che puoi fare soltanto... Qualcosa che non puoi dire a nessun altro. Vai in Gran Bretagna. La tua missione ti attende lì. Buonasera Spawn, caso finito? No. Proprio no. Stiamo parlando con un sacco di gente. Pensavo di chiudere con la figlia del coroner, ma è uscito lui prima, quindi mi sa che stacco dopo di lui, che si è fatto già tardi. Però no, in realtà oggi niente processo, oggi abbiamo solo parlato con gente, uno dopo l'altro. Sul ponte ho scoperto di trovarmi su una grossa nave a vapore che era ancorata in un grosso porto. Sarà stato Hong Kong? Sì, per forza. Immagino poco prima che portassero via il tuo cadavere dalla nave. Non avevo idea della situazione, ma avevo l'impressione che questa fosse in qualche modo la mia ultima possibilità. Quindi mi sono nascosto tra i passeggeri che scendevano dalla nave e poi sono sparito nella folla, nelle strade affollate di quel porto straniero. E per poter progettare il mio viaggio di ritorno in Gran Bretagna. Un anno fa, avendo perso ogni ricordo, ero lì abbandonato a Hong Kong. Tutto era straniero per me. Insomma,
il panorama, i suoni, gli odori. Mi girava la testa, ero completamente perduto. Ora mi rendo conto di essere fuggito come un uomo morto, senza null'altro che i miei vestiti. Niente soldi, ovviamente. Oh, deve essere stato terrificante. Per fortuna avevo due assi nella manica. Una, la tua conoscenza dell'inglese, immagino. Esatto. E oltre a quello, sono riuscito a farmi assumere come mozzo su una nave cargo. Una nave da carico. Alla fine, dopo aver attraccato a infiniti porti, finalmente siamo giunti a Dover. E questo sarà successo 3 mesi fa. La tua terribile determinazione è, come dire, ha dato frutti ancora una volta. Cioè, aveva perso la memoria e non aveva più nulla con sé. Ed è pure riuscito a farsi strada fino a Londra dall'altra parte del mondo. Certo, non avevo idea del perché avessi mosso cielo e terra per arrivare lì. Quindi, com'è che sei diventato l'apprendista di Dorvan Zix? Quella può definirsi soltanto come uno straordinario colpo di fortuna. Vedi, mi avevano fermato al confine perché non avevo documenti. E quindi mi hanno portato a Scoltrayard. E per mera coincidenza, Dolph Stronghart era lì per una riunione. È stato allora che è venuto in gioco il mio secondo asso della manica. Quindi vuole dire la sua conoscenza della legge? Sì, esatto. Lo Stroggart è rimasto incuriosito da un orientale che conosceva così profondamente la legge britannica. Mi ha portato con sé alla Corte Suprema e mi ha assegnato all'ufficio della procura. E poi, 2 giorni più tardi, hai ripreso finalmente i ricordi dopo il processo riguardante Trevor? Sì. Puntata di raccordo, sì, molto. Da quando ci siamo incontrati alla Yumei, mi hai sempre parlato del tuo sogno. Lo sappiamo. Lo sapevi da subito? Di ciò che era successo a tuo padre? L'avevi sempre saputo? 16 anni fa. Quando mio padre è partito per quel viaggio emozionante in Gran Bretagna, ero solo un ragazzo. Un ragazzino. Abbiamo scattato una foto assieme quel giorno, prima della partenza. È l'ultimo ricordo che ho di lui. Ma ciò che ricordo più di ogni cosa di mio padre era il suo indomabile senso della giustizia. Vabbè, è palesemente un buono, cioè il padre di questo, cioè. Ormai non ci chiede più nessuno. 6 anni dopo la partenza, un uomo è venuto a casa nostra e mi ha detto che Genshin, mio padre, si era ammalato in Giappone ed era morto. Era il professor Mikotobo, tuo padre, Susato. Oh cielo! Da allora, il professore è stato molto... Il professore è stato molto gentile con me. Mi ha anche aiutato a finanziare i miei studi universitari alla Yumei. Sarò per sempre in suo debito. Ma ciò nonostante, non potevo credere ciò che mi aveva detto. E un giorno è arrivata una lettera dalla Gran Bretagna. Non c'era scritto il mittente, quindi l'ho aperta pensando che fosse di una vecchia conoscenza di mio padre. Ciò che diceva quella lettera ha cambiato la mia intera esistenza. E che diceva? Spedisci le altre 10 persone, altrimenti succederà qualcosa di male. Il signor Francesco non l'ha fatto e il giorno dopo ha bucato la ruota. La signora Maria non l'ha fatto e il giorno dopo gli è morto il gatto. Il signor Pasquale l'ha fatto e ha vinto l'Enalotto. Scusate.
Diceva che mio padre era uno smicida di massa e che il mittente malediceva il nome degli Asoghi. Oh no! Come risultato di quella lettera ho scoperto ciò che mi era stato nascosto per tutti questi anni. Quindi sta lettera te l'hanno mandata per farti venire in Gran Bretagna, secondo me. Era tutto calcolato. Presumibilmente la lettera è stata spedita da un parente di una delle vittime. Se si fosse trattato di qualcuno presente, se si fosse trattato di un membro del sistema giudiziario, magari era stato presente al processo. La lettera svelava che mio padre era stato condannato a morte, giustiziato come assassino. Mi spiace che tu l'abbia dovuto scoprire in quel modo. Mi immagino che il governo britannico avesse fatto del suo meglio per insabbiare, insomma, per far fare silenzio al mittente di quella lettera. Per zittire, cazzo. Ma qualcuno che sapeva la verità e non riusciva a tenere a bada il risentimento sarebbe stato comunque un problema. Eppure, magari potrebbe essere stata scritta da chiunque. Perché ci hai creduto? C'era un ritaglio di giornale incluso con la lettera. Quella fu la prima volta che senti parlare del professore dei suoi terribili omicidi. Beh, e cosa ha detto mio padre di quella lettera? Non ho avuto il coraggio di fargli dimostrargliela. Cosa? Perché no? Perché aveva deliberatamente nascosto la verità, dicendomi che mio padre era morto per una malattia. Non deve essere stato facile per lui, e l'ha fatto perché aveva a cuore i miei sentimenti. Quindi invece l'ho mossata giù e gli dico: eccola, attenzione, ecco che Jigoku, Jigoku. Non me la... Non mi... E l'altro studente in visita. L'altro studente in visita ha vacillato per un benissimo istante, ma poi l'ha, come dire, l'ha liquidata ridendo. Ma in quel momento gliel'ho letto in viso. Ed è rimasto palesemente sconvolto. Scosso per un istante prima di recuperare la postura. Un anno dopo, la mia madre, Birivet, non mi viene, mia madre, ha ceduto al crepacuore ed è morta. E allora ho deciso che un giorno, senza errore, avrei attraversato il mare della Gran Bretagna per cercare la verità. La verità su mio padre, Kenshin Asogi. E nulla mi avrebbe fermato. Nessuno. Oh, signorino Kazuma. Ti facciamo questo e poi chiudiamo perché sono cotto. Tracotto, mi sta venendo la super papagna. Ciò che abbiamo appreso oggi in tribunale ha ribaltato l'intera faccenda. Sei stato, come dire, è stato un'eccellente prestazione da avvocato, Rinosuke Narodo. La Romantics non è il mio editore, lo sai. Non volevo chiederci nemmeno io, ma a quanto pare l'ispettore Gregson in persona, la vittima, era... È chiaro che l'ispettore fosse dietro le attività del mietitore. Cosa? Lo sapevi? La domanda da farci è: chi è che dava gli ordini all'ispettore? Sì, Baroque Van Zix è il vero mietitore. Io so che 10 anni fa è stato lui a decidere che mio padre fosse l'assassino e a spedirlo alla sua tomba. Buonasera, Moragno. No, lui si stava soltanto accertando che venisse fatta giustizia secondo la legge. Non è colpa sua. Alla fine,
gente che condanna altra gente. La legge è soltanto uno strumento. Attenzione, Tarn Hill di Chaotic Evil sta diventando all'improvviso, attenzione. Lawful Evil, cioè, sta diventando cazzo. E quando un uomo ne condanna un altro, deve accettarne la responsabilità. Certo che sì. Beh, lo so per certo che mio padre non avrebbe mai ucciso un'altra persona. Kazuma. Al contrario. La vita di mio padre è stata spezzata dal mietitore. Devo mostrarti qualcosa? Sei il mio rivale, perché dovrei mostrarti le mie prove? O devo semplicemente andarmene altrove e far proseguire il gioco altrove, che... Se gli... Voglio salvare, voglio mostrargli... Vabbè, che stiamo a fare? Tanto non cambia niente. Gli voglio mostrare i documenti. Vediamo che succede. No, non gli interessa. Ok. Ti ha detto solo in tribunale che avvocato, accusa e difesa si possono scambiare le prove. C'ha ragione. Volevo provare che succede. Quindi in teoria dove dobbiamo andare? Ah, può darsi che succede qualcosa qua? Visto che è partito il coso qui, il sottotitolo qua, può darsi che qua c'è da fare qualcosa. Okay. Lo salviamo adesso e ci andiamo a dormire perché sono strafatto. Sta bene. Bella gente. Non sono successe cose, però abbiamo letto un sacco di cose e ne abbiamo scoperte un sacco altrettanto, quindi... La faccenda sta proseguendo. Immagino che la prossima volta torneremo in tribunale, anche se non ho ben capito in base a cosa. Magari qualcosa che scopriamo adesso, perché che prove nuove abbiamo per il processo? Praticamente nessuno. Sì, tu arrivi sempre per i saluti, sì, ma purtroppo con come si dice, con esattorne il mio massimo termine di, come dire, di resistenza è di sulle due orette e mezza. Abbiamo fatto 2 ore e un quarto, perfetto, proprio in media. Abbiamo pure iniziato mezz'ora più tardi, quindi dai, perdonami. Bella lì, bella gente, ci becchiamo, dai, è stato un piacere e alla prossima.